Il telegiornale per i sordi. Ancora un'aggressione nel carcere di Lucca nei confronti di tre agenti di polizia penitenziaria da parte di un detenuto. Lo rende noto il sindacato OSAP. Nel pomeriggio di ieri, un uomo che proveniva da Sollicciano, già autore di atti lesivi nei confronti di altri agenti in altri istituti, appena ha fatto ingresso nel carcere di Lucca, ha aggredito l'agente in servizio all'ufficio matricola e altri due che cercavano di aiutare il collega. Il sindacato precisa che l'uomo era stato sottoposto a osservazione psichiatrica a Sollicciano. Era arrivata ad aprile scorso dall'Ucraina all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze con una gravissima ferita di arma da fuoco che le ha compromesso il gomito e la funzionalità della mano. Lo stesso ospedale fiorentino rende noto che nei giorni scorsi la giovanissima, 14enne, è stata sottoposta ad un complesso intervento chirurgico che, grazie all'utilizzo della tecnologia della stampa 3D, ha permesso di impiantare una protesi in titanio personalizzata in modo tale da sostituire la parte di omero distale andata distrutta a seguito dell'esplosione. Ad eseguire l'intervento un team guidato dal professor Giovanni Beltrami, responsabile dell'ortopedia pediatrica del Meyer e tra i primi a livello internazionale a impiantare su bambini protesi personalizzate, realizzate appunto su misura grazie alla tecnologia della stampa 3D. Ed un paziente affetto da fibrillazione atriale persistente è stato sottoposto ad un intervento di ablazione condotto con una tecnica innovativa denominata alcolizzazione della vena di Marshall all'ospedale fiorentino di Santa Maria Nuova. A effettuarlo un'equipe di 10 operatori coordinata da Andrea Giomi e composta da specialisti cardiologi, infermieri e anestesisti. Massimo Milli, direttore della struttura cardiologia Firenze 1, ha spiegato che l'intervento consiste nella somministrazione selettiva all'interno di una vena cardiaca di alcol etilico al fine di disattivare elettricamente una porzione di tessuto miocardico atriale implicato nella genesi e mantenimento dell'aritmia. La Filtem CGL della Toscana, a proposito della morte sul lavoro a Chiazzano, in provincia di Pistoia, di un operaio che lavorava per una ditta in appalto su un cantiere di Publiacque, afferma che non è accettabile che i lavoratori o lavoratrici escano di casa al mattino per recarsi al lavoro senza fare ritorno dalle loro famiglie. Sulla sicurezza, che deve sempre essere al centro di ogni discussione sul lavoro, si debbono continuare e incrementare gli investimenti ad ogni livello, anche attraverso il rafforzamento degli organi di ispezione e di controllo e la medicina del lavoro sul territorio. Tre persone ferite in maniera lieve, tra cui un capotreno e due denunciati per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. È il bilancio di un episodio violento accaduto sul treno regionale veloce Piacenza-Ancona. Il parapiglia è scaturito dal fatto che, dopo essere stata ripresa per rifiuti lasciati sul treno, una quarantenne ha aggredito verbalmente un passeggero, mentre il fidanzato della donna lo ha preso a calci e pugni. La dinamica dell'aggressione è stata ricostruita dalla polizia. Gli agenti hanno ascoltato anche le varie testimonianze dei presenti a bordo treno prima di portare la coppia in commissariato. Tutti e due sono stati denunciati per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale. Il sindaco di Pistoia, Alessandro Tomasi, ricorda l'ex deputato Roberto Barontini, scomparso ieri, parlamentare con il Partito Repubblicano,
tra il 1984 e l'87, medico di famiglia, consigliere comunale, vicepresidente della provincia di Pistoia. Mi unisco al cordoglio, dice Tomasi, per la scomparsa di Barontini, per decenni figura di riferimento della politica e dell'impegno civico pistoiese. Con lui se ne va non soltanto una memoria storica preziosa, ma anche un uomo che ha svolto sempre la propria attività di medico con passione e serietà. Il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, parlando con i giornalisti nel giorno delle celebrazioni del 78° anniversario oggi della liberazione di Firenze, ha detto che Fratelli d'Italia ha sicuramente delle radici che portano a chi ha voluto testimoniare nel dopoguerra una sorta di continuità con il fascismo. Ma, prosegue Giani, non ritengo che sia un tema elettorale, mentre invece ritengo che con Meloni oggi il confronto debba essere politico. Anche Dario Nardella, sindaco di Firenze, ha invitato la leader di Fratelli d'Italia a prendere pubblicamente e formalmente le distanze dai leader sovranisti ed anti-europei con cui ha firmato a Budapest la Carta dei Valori e a prendere le distanze dei partiti di estrema destra a cui eventi pubblici ha partecipato. Farfetch, piattaforma britannico-portoghese attiva nel settore delle vendite online di beni di moda, lusso e design, e Salvatore Ferragamo hanno siglato una partnership secondo una sorta di strategia globale. L'accordo commerciale prevede infatti che le due aziende siano impegnate in una collaborazione integrata che consentirà a Ferragamo un'accelerazione sul fronte dell'innovazione digitale, sfruttando tutte le potenzialità offerte dalla piattaforma di Farfetch. Secondo quanto emerge da un'indagine condotta da CNA, focalizzata sul periodo dal 12 al 21 di agosto, oltre 10 milioni di turisti pernotteranno in strutture ricettive tradizionali e non. Per salire fino a 15 milioni e più, aggiungendo al computo gli italiani che andranno nelle seconde case. Secondo l'indagine di CNA, gli italiani sono orientati in prevalenza verso il mare, la montagna e le terme, e gli stranieri vengono attratti da città e borghi d'arte. Il ritorno dei turisti stranieri in Italia è trainato, per quanto riguarda l'Europa, prima di tutto dai vacanzieri provenienti da Germania, Francia e Regno Unito. L'euro debole sta calamitando verso l'Italia anche molti turisti extraeuropei. I viaggiatori partiti dagli Stati Uniti d'America sembrano avviati a superare ogni risultato precedente. E prima di concludere, uno sguardo come di consueto alle previsioni del tempo per domani venerdì in Toscana. Il cielo sarà parzialmente nuvoloso o nuvoloso con schiarite al sud. Possibili locali precipitazioni, anche a carattere di rovescio o breve temporale, più probabili in Appennino. Venti deboli variabili, mari poco mossi, temperature minime stazionarie o in lieve calo, massime in lieve diminuzione. Ed è tutto per questa edizione, grazie di essere stati con noi, ci vediamo domani, arrivederci.